a black or we'll be right back.
She says I am the one, but the kid is not.
Buonasera al capitano della Polisportiva Rofrano. La prima domanda subito a caldo. Capitano, come la vede l'esordio in campo di Giuseppe Orlando in campionato? Posso dire un attimo una cosa? Forza Gelbison! È arrivato l'ultra della Gelbison, Orlando. Oh, ho chiuso con la Polisportiva, non voglio proprio una. Come hai detto che 100 euro a chi? 70 euro a chi? Però per le soldi del nipote, signor Orlando, cosa ne pensa? Allora, capitano, il ritorno in vittoria dopo quattro partite che la Rofranese non riusciva a vincere, come l'ha vista questa partita? L'ho vista benissimo e ho visto un grande ritorno di Giuseppe Orlando. Ah, Giuseppe Orlando. Ah, buonasera, signor Giuseppe Orlando. Come lo vede l'esordio in campionato oggi? Specialmente dopo la nomina di coordinatore del Forum dei Giovani. Una domanda per... Questo di insediamento lo faremo... Domani può avvisare i ragazzi, domani che cosa c'è? Domani riunione presso la biblioteca comunale. Anche alle ore? 17. Ore 17, va benissimo. Della partita, signor Orlando, come l'ha vista? Quel tiro in quella pozzanghera, ma lei in quel momento che cosa ha pensato? Sono entrato deconcentrato perché il risultato era già acquisito, ormai. Non c'è la storia. Manda puttana. Le gente come sei. Ma quella pozzanghera l'arbitro poteva fischiare anche un calcio di rigore. No. No. Va bene, salutiamo. Vuole fare un saluto? Ciao Telefrano. E un saluto anche dal capitano. Un saluto. Ciao. Italia 1. Un saluto da tutta la Polisportiva. Ho intervista a Furio. Signor della Polisportiva Rofrano. Hip hip hurra! Hip hip hurra! Hip hip hurra! Ritorno al gol di Pasqualino Lettieri, cosa ne pensi dopo il ritorno al gol? Che erano cotto molti. No, ma Si emoziona. Allora, signor Lettieri Antonello, dopo l'ennesima portata di palla a centrocampo, siamo alla numero 256. Cosa ne pensa dopo il mister della nuova cazziata? Io ormai gioco sempre così. Mister, ritorno alla vittoria. La Rofranese si avvicina alla vetta della classifica. Fantasma Orlando. Primi pensieri, cosa ne pensa? Ringraziare la squadra che oggi ero in bilico. Se oggi non si acquisiva il risultato della vittoria, fantasma di Orlando. Ma per l'esordio di Giuseppe Orlando, cosa ne pensa il mister Pompeo? Tutti della Polisportiva Rofrano. Ripeto la domanda, signor mister, ma per le sorti in campo di Giuseppe Orlando, cosa ne pensa? Immensamente piacere, dopo tanto tempo è riuscito a fare le sorti in campo. Che hai fatto? Che colpa da premettere, scusa, in quell'azione abbiamo visto un grande schizzo, un'onda anomala che ha travolto tutta la squadra. Orlando, ma eri tu che hai causato schizzo? Eri tu quando sei caduto e quello ti ha dato il calcio. Gira. Dica? Avete fatto i ragni del mille scappelle. I ragni. Era un anno che non vedevo i ragni. I ragni o ragni? Ranghi. I ranghi, serrate i ranghi. Mio fratello. Attenzione al signor Furia. Ma zero. Dica. Ho detto che dobbiamo avere tutti i paura della Polisportiva. Va benissimo, tutto a gas. Concludiamo qui l'intervista, signor Teodoro Telerofrano. Vuole dire qualcosa anche lei? Da Rofrano è tutto con il capitano. Mister Pompeo, l'alcolizzato, ma il capultra che c'è sempre con noi, un saluto, il pitbull e tutta quanta la Polisportiva, il nipote di Rogalzo.
Scusatemi se mi permette, nipote di Meo. Giuseppe Orlando, con il suo nuovo esordio, mandiamo alla prossima partita contro il Licusati. Quante palle ti hanno fatto fino ad oggi? Oggi ho 3 o 4. 3 o 4. Chi l'ha lanciata più lontano? Antonello. Dici che tu hai tirato più lontana la palla. Non ho capito. Tu l'hai tirata più lontana. Più lontana di tutti, perché la dovevo spazzare. Lontano, Giuseppe, no. Però hanno fatto una bella vittoria. Io pensavo ce la potevo, ma ci abbiamo fatta. Ma ancora ci sono altri pari partite, ma vinciamo il campionato. Bravo. Vinceremo, dobbiamo avere lo spirito giusto. Sì, noi ce la devo. Restiamo ancora, ma però il più gol il mister è stato il migliore, ha fatto camminare la squadra. E poi ho visto Luca, è bravissimo Luca. Luca, Giuseppe, il nipote di Logarzo. Sì, sì, va bene pure lui, è andato bene. E un buffo, ma Giuseppe gioca bene. Il presidente sì, è arrivato a curva. I calcoli, ma quanto contano? I calcoli non contano tanto, contano i fatti. Dobbiamo aspettare partita per partita e fare sempre meglio. Sempre meglio, sempre meglio.